Salve a tutti, il Bitcoin capitombolerà a zero oppure arriverà a 100.000 dollari? È una delle domande finanziarie del momento che non si pongono soltanto gli investitori retail, ma a questo punto anche molti investitori istituzionali, perché a differenza del grande rialzo di 3 anni fa del Bitcoin, a questo giro della storia ci sono posizioni anche di investitori istituzionali, non solo di piccoli retail. Ma la domanda sul Bitcoin potrebbe essere agevolmente girata anche, per esempio, sulle azioni Tesla, che proprio in questi giorni stanno battendo nuovi record, intorno a 850 dollari il prezzo, oltre 800 miliardi di dollari la capitalizzazione, più di tutte le altre aziende automobilistiche, 1455 volte gli utili. Quindi sicuramente si tratta di prezzi che evidentemente lasciano il dubbio che si possa pensare a una bolla finanziaria. Bitcoin, Tesla, e potremmo continuare con questi esempi, sono sicuramente asset, realtà finanziarie che dividono. C'è chi appunto è totalmente contrario e chi invece vede nuovi rialzi, nuove possibilità di crescita dei prezzi di questi asset. Dividono perché sicuramente non possono essere valutate con i multipli e con i canoni del passato. Bitcoin non è neanche un'azienda, quindi non ha nessun multipli. Tesla è un'azienda, ma appartiene alla categoria delle aziende disruptive, quelle che mirano a irrompere nel mercato di riferimento e a scompaginarlo del tutto. Quindi è difficile appunto applicare i canonici metodi di valutazione in questi casi e quindi si prestano a essere molto divisive chi le odia e chi le ama, chi pensa che appunto andranno a zero oppure si ridimensioneranno molto e chi invece pensa che continueranno a volare con questi rialzi che in queste ultime sedute e settimane possiamo definire tranquillamente parabolici. Il punto è che Bitcoin, Tesla e altri titoli del genere sono divisivi anche perché trasformano in molti casi l'investitore in un tifoso e questo a mio avviso è uno dei primi grandi errori che si possono commettere quando ci si approccia al mondo degli investimenti, cioè confondere l'idea di un investimento con quella dell'essere anche tifoso. È vero, ed anche questo è uno dei primi principi, che bisogna, come dice anche lo stesso Warren Buffett, conoscere bene ciò in cui si investe, quindi sapere bene di che realtà si tratta, fare un'analisi fondamentale, avere un'idea sia in relazione al proprio profilo di rischio e al proprio money management e anche in base appunto alla scelta della durata dell'investimento, quindi avere un'idea complessiva e inserire quell'asset finanziario nel nostro piano strategico di investimenti. Però bisogna allo stesso tempo essere pronti a cambiare idea, a cambiare valutazione su quell'azienda o su quell'asset finanziario se il contesto cambia, perché anche in finanza nulla resta sempre immutato. Il principio dell'impermanenza riguarda anche il mondo finanziario, quindi sostanzialmente, se noi siamo tifosi, non riusciamo poi a cogliere con lucidità quei segnali che il mercato ci dà, che magari la nostra idea non era esatta, oppure che magari era esatta, ma poi nel tempo qualcosa si è inceppato e quindi magari è il caso di ricorrere a un piano B. Quindi chi è tifoso sostanzialmente ragiona con la pancia e ragionando con la pancia si commettono i più gravi errori in termini di investimenti finanziari e non solo, comunque anche nel mondo della finanza. Quindi Bitcoin, Tesla e dintorni sono tipici titoli che potrebbero essere anche delle trappole nel momento in cui ci si approccia ad essi con la logica del tifoso, con la logica le auto elettriche guideranno il mondo e Tesla sarà sicuramente la leader, oppure Bitcoin cambierà il mondo, eccetera, eccetera. Quindi bisogna assolutamente essere molto seri, analizzare la realtà in cui ci accingiamo a inserire una parte del nostro capitale
e essere pronti nel tempo a rivedere la nostra idea se qualcosa cambia. Quindi non dico che Bitcoin e Tesla appunto non valgano un investimento anche in questo momento, non lo so e non è il compito di questo video, ma quello che voglio dire è che chi anche adesso intende approcciarsi, intende investire in queste asset e in altre del genere che hanno delle valutazioni paraboliche, deve farlo non con la logica, non con un ragionamento di pancia, non con la logica del tifoso, perché il tifoso chiaramente va benissimo negli stadi, è una cosa bellissima, anche io sono tifoso di calcio, ma non c'entra nulla con la logica degli investimenti. Quindi attenzione a Bitcoin, Tesla e titoli del genere. Se state investendo, tradando, eccetera, con la pancia, allora è meglio aspettare, è meglio ragionare su altri titoli o soprattutto fare proprio un'autoanalisi e capire se è la testa a portarci in quella direzione o invece è la pancia. Nel secondo caso, meglio prendersi una pausa di riflessione.